6-10 morti, secondo le fonti, oltre 60 persone ferite, decine di civili presi in ostaggio. È il bilancio dell'esplosione di un'autobomba a Kirkuk, nel nord dell'Iraq, e del successivo assalto ad un centro commerciale da parte di un gruppo di uomini armati. L'esplosione è avvenuta tra il Jawahar Mall, un centro commerciale, sede di un centinaio di negozi, ed un commissariato di polizia. Alla detonazione dell'ordigno è seguito uno scambio di colpi d'arma da fuoco tra le forze dell'ordine e gli assalitori, che sono entrati nell'edificio commerciale di 5 piani, hanno sequestrato delle persone e sono saliti sul tetto del palazzo. Le forze di sicurezza hanno liberato 11 persone. L'assalto, avvenuto in un quartiere di Kirkuk, maggioranza turkmena, non è stato rivendicato.